momento la giornata, per voi che siete qui, insomma, avete già visto il programma, è abbastanza intensa e piena di vari spunti in cui comunque abbiamo cercato un po' di mettere, diciamo, alcuni tasselli per analizzare la questione dell'immigrazione da vari punti di vista, trattando temi che non sempre e molto spesso vengono o ignorati, trascurati, come ad esempio anche le dinamiche esigenti della geopolitica e dei flussi migratori, quindi cosa, cioè il modo in cui, diciamo, si incanalano certi meccanismi, oppure vengono spesso utilizzati in malo modo nella propaganda. E penso ad esempio alla relazione di oggi pomeriggio sul discorso, diciamo, della speculazione della gestione emergenziale dell'immigrazione. E stamattina avremo due relazioni, una con Rael qui diciamo alla mia sinistra e poi dopo con Fulvio Scaglione. Rael è da tanti anni attivista sui diritti dei migranti, ha lavorato con molte associazioni, ha collaborato con Macao, con CGL, è presidente di un'associazione, Cambio Passo, di questa, anche è stata socia fondatrice. Come, diciamo, oggetto, diciamo, del suo studio, approfondimento, è laureato in urbanistica al Politecnico di Milano e ci farà una relazione riguardo al contesto urbano e della città come luogo sia di conflittualità sia di possibile integrazione dei nuovi arrivati. Lascio direttamente a lei la parola e... Prego. Va bene, sì. Allora, entro subito, diciamo, nel merito dell'intervento. Le parole che caratterizzano il titolo del mio intervento di stamattina sono quattro: città, incontro, conflitto e integrazione. La necessità di problematizzare, diciamo, di interrogare questi termini non deriva ovviamente solamente da un interesse teorico e speculativo, appunto legato ai miei studi, ma soprattutto dall'esperienza che ho maturato negli ultimi anni, dalla fine del 2013 a oggi sostanzialmente, a sostegno dei migranti richiedenti asilo e di rifugiati nella città di Milano, all'interno appunto dell'associazione di cui vi diceva anche Gian Domenico, che, di cui sono socia fondatrice, che si chiama Cambio Passo, che è nato come un comitato spontaneo, inizialmente caratterizzato dalla presenza prevalente di membri della diaspora eritrea etiopica nel quartiere di Porta Venezia. In quegli anni, erano diciamo gli anni in cui è esplosa la dimensione emergenziale del fenomeno migratorio, soprattutto di provenienza dalla Libia e dalla quella che poi è stata definita rotta balcanica, che per i primi 2-3 anni si è caratterizzata soprattutto per la presenza di siriani e di eritrei, con la scelta, diciamo, di intervenire da parte del Comune di Milano, istituendo, diciamo, istituzionalizzando un'esperienza sempre maturata in termini di volontariato alla stazione centrale di Milano, istituendo proprio lì un hub di primissimo soccorso in cui le persone che arrivavano e che all'epoca erano definite transitanti più come termine descrittivo che non come termine giuridico, nel senso che io non so se voi sapete, immagino di sì, che per effetto del regolamento Dublino chi arriva in Europa per richiedere asilo
è obbligato a richiedere asilo nel primo, luogo, nel primo spazio, territorio europeo in cui approda, arriva, se nel caso in cui arrivi via terra. E questa cosa, a questa cosa il governo italiano all'epoca non ha ottemperato, sostanzialmente non facendo i controlli che avrebbe dovuto, nel senso che avrebbe dovuto identificare le persone. L'identificazione delle persone sarebbe dovuta entrare all'interno di un sistema informativo europeo che si chiama Eurodac, e questa cosa avrebbe consentito di dare applicazione al regolamento Dublino, nel senso che nel caso di movimenti secondari, quindi dall'Italia ad un altro paese della comunità europea, dell'Unione Europea, gli altri stati membri avrebbero potuto verificare che il primo territorio attraversato in cui, insomma, erano approdati i richiedenti asilo, cioè le persone che avrebbero fatto richiesta di asilo lì, era l'Italia, e quindi li avrebbero rimandati in Italia, cosa che oggi avviene, ma avviene dalla fine del 2017. Infatti dalla città di Milano sono passate oltre 180.000 persone. Quindi la città di Milano, attraverso le strutture istituzionalmente date, attraverso il supporto, un consistente supporto di associazioni di volontariato e del terzo settore, ha di fatto dato accoglienza alle persone che hanno transitato. I termini del transito all'epoca erano i termini di tempo di tre giorni, una settimana, e quello era il tempo in cui si fornivano, diciamo, i servizi minimi, quindi l'accesso a beni di prima necessità e, nel caso in cui occorresse, l'assistenza sanitaria. Questa cosa ha diciamo impattato pesantemente sul sistema di protezione verso cui l'Italia andava, che è un sistema di protezione diffuso, che è lo SPRAR. Anche il sistema SPRAR è un sistema che ha oggi oltre 20 anni e che è il prodotto dell'istituzionalizzazione di una pratica informale, che è stata appunto quella dell'accoglienza delle persone provenienti dall'Albania in circuiti appunto prevalentemente informali, legati alla solidarietà delle comunità locali. L'istituzionalizzazione appunto di questa pratica ha consentito di sviluppare un sistema che è un sistema che impatta molto meno sulle comunità locali, essendo appunto un sistema di accoglienza diffuso generalmente in appartamento. Quindi la differenza che il paradigma dell'emergenza ha prodotto dalla fine del 2013 ad oggi è stato invece quello della scelta di spazi collettivi, quelli che vengono denominati CAS, centri di accoglienza straordinaria. CAS di competenza del Ministero dell'Interno e che
la diretta rappresentanza sul territorio, la prefettura, ha il compito di gestire attraverso un sistema di bandi in cui sono definite le modalità e i servizi dedicati appunto a chi richiede asilo. Questo sistema ha fortemente impattato sulle comunità territoriali perché non c'è stata la mediazione dell'ente locale. Non c'è stata la mediazione dell'ente locale che appunto nel sistema SPRAR è il responsabile dell'insediamento sul territorio delle persone oggi non più dei richiedenti asilo, nel senso che il sistema SPRAR era un sistema rivolto a richiedenti asilo e rifugiati. Oggi in virtù degli effetti della legge sicurezza e immigrazione quel sistema è rivolto esclusivamente a chi ha avuto il riconoscimento dello status, quindi a chi è rifugiato e non più ai richiedenti asilo. Il prefetto non aveva l'obbligo di mediare appunto con le comunità locali né tantomeno con l'istituzione locale, dove l'ha fatto si sono comunque verificati esempi diciamo più virtuosi, e collocava in spazi disponibili dopo un primo diciamo sopralluogo rispetto insomma un primo monitoraggio rispetto sia agli spazi sia ai soggetti del terzo settore, le persone in spazi che andavano dalle 150 alle 500 persone. Questo è il caso diciamo più noto di Corelli, che si avvia a diventare un centro di permanenza e rimpatrio, cioè quello che era fino a qualche anno fa il CIE, il centro di identificazione ed espulsione, nel senso con le stesse funzioni, con diciamo un nome diverso. Per realizzare quello che diciamo molto pomposamente rispetto alla realtà dei fatti è la possibilità di rimpatriare chi non ha visto riconosciuta la propria richiesta di protezione internazionale, ma anche chi è irregolarmente residente. Vi ricordo, nel caso in cui non lo sapesse, che in Italia gli immigrati extracomunitari, la stabilità sul territorio italiano è legata al permesso di soggiorno, generalmente permesso di soggiorno legato a motivi di lavoro, quindi si può diventare irregolari se nel frattempo non si hanno avuto tutte le condizioni per chiedere la cittadinanza, anche perdendo il lavoro. Che diciamo in questa fase, in questo passaggio che ancora non si è esaurito di crisi economica, voi capite che è un forte elemento di precarietà delle vite di chi comunque stabilmente, faccio il caso per esempio di mia madre, che fino a qualche anno fa, perché fortunatamente oggi ha l'età per la pensione, e che è in Italia da oltre 40 anni e non ha per sua scelta, e nel suo caso, che non è il caso di molti purtroppo, non ha chiesto la cittadinanza italiana. Chiudo diciamo così questa breve parentesi sulle modalità di accoglienza. Per tornare sulla città e sull'importanza che questo luogo ha rispetto ai fenomeni migratori, dando anche un quadro rispetto a quello che è il fenomeno di urbanizzazione. Nel mondo il 55% della popolazione, secondo dati delle Nazioni Unite, vive in contesti urbani. In Europa, che è uno dei continenti più urbanizzati
nel mondo il 73%, in Italia il 69%, ed è un trend che è in crescita, che è concentrato maggiormente nelle aree periferiche e anche sostenuto da significativi processi di investimento economico e finanziario. Le città svolgono per molti e soprattutto per gli immigrati stranieri un ruolo determinante come snodo dei processi insediativi. Perché? Perché gran parte degli extracomunitari che ha la possibilità di muoversi e scegliere dove andare, e anche questo non è un dato non significativo, nel senso che non è vero che le possibilità insediative sono le stesse per tutti, soprattutto nel caso degli extracomunitari, soprattutto nel caso dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Un forte impatto rispetto alla possibilità di scelta ha la dimensione legislativa rispetto alle possibilità di insediamento. Comunque, nel caso in cui hanno la possibilità di scegliere dove insediarsi, scelgono città medie o grandi, proprio perché in quello spazio possono entrare più facilmente in contatto con reti di sostegno formali, informali, istituzionali e ovviamente anche quelle legate alla comunità di riferimento. La comunità di riferimento, lo dico, non è necessariamente la comunità nazionale di riferimento, lo dico perché uno dei primi impegni sociali che ho avuto, che tuttora ho in forme diverse, è stato all'interno del CIG Arcigay, che ha istituito nel 2007 un progetto contro le discriminazioni multiple, quindi un progetto su immigrazione e omosessualità, e nel caso di immigrati che arrivano in Italia chiedendo protezione per discriminazione per l'orientamento sessuale, la comunità nazionale non è abbastanza spesso una comunità di riferimento, cioè quella comunità che facilita l'accesso ad alcuni servizi di base, che siano servizi, diciamo, forniti dalle istituzioni o dai servizi offerti dal terzo settore, siano diciamo quelli più informali. Quindi è la città che rappresenta il principale luogo di incontro e scontro, quindi anche conflitto, tra chi vi immigra e chi vi risiede stabilmente, tutti attratti dalle risorse che vi si concentrano, perché ovviamente le città sono un luogo, uno spazio di accumulazione di ricchezza. Ovviamente, come vi dicevo prima, rispetto alla possibilità di scegliere dove insediarsi, la possibilità di scelta ha forti connotazioni spaziali anche all'interno del tessuto urbano, quindi non solo gli immigrati sono condizionati nella possibilità di scegliere dove collocarsi, diciamo in Italia, rispetto alle le varie città, piccole o medie, ma anche all'interno delle città, e la logica che sottende al loro insediamento, con una grande complicità dell'attitudine speculativa del mercato immobiliare, è quella della segregazione. Della segregazione in luoghi, diciamo, più lontani dalla città storica, dalla città consolidata, che possono essere sia la periferia che l'hinterland. Questa cosa è maggiormente vera nel caso dei richiedenti asilo, perché le scelte, soprattutto a Milano, nel senso che la prefettura è un organo di governo che include tutta la provincia di Milano,
e le strutture, gli spazi collettivi che vi dicevo, i centri collettivi, sono quasi tutti collocati nell'estrema periferia, sia delle città, sia della città di Milano che delle piccole città dell'Interland. Ovviamente questo tipo di collocazione spaziale determina anche dei limiti di accesso ai servizi. Uno di quelli che influisce di più e che è anche rispetto al mio interesse scientifico più significativo, oltre ad essere l'accesso all'abitazione privata, impossibile rispetto ai prezzi di mercato, e quindi questa cosa alimenta il mercato nero dell'affitto, la mobilità. L'accesso alla mobilità è un grande limite all'accesso a servizi di inclusione sociale. Considerando anche che in genere le politiche di le politiche, i progetti, forse facciamo meglio a dire i progetti di integrazione sono progetti che raramente vengono disposti dall'istituzione locale in termini di programmi. Non esiste un piano per l'integrazione dei cittadini extracomunitari a livello nazionale. Alla fine del precedente governo era stato proposto un tentativo, proprio alla fine, nel senso negli ultimi mesi, così come la calendarizzazione della legge sullo ius culture, ius soli temperato, e quel piano non è stato mai attuato. E quindi non esiste, diciamo, uno strumento a cui gli enti locali possono accedere per programmare progetti di integrazione, e in genere quindi sono concordati con associazioni del terzo settore, organizzazioni del terzo settore. Devo fare un necessario approfondimento rispetto alle modifiche introdotte dalla legge immigrazione e sicurezza, rispetto agli effetti che produce sulla precarietà giuridica dello status dei richiedenti asilo. L'attuale legge ha cancellato di fatto la protezione umanitaria, che era l'istituto che aveva la percentuale di riconoscimento maggiore, ed era un istituto introdotto anche per comprendere delle fattispecie di protezione internazionale non incluse all'interno della Convenzione di Ginevra, che ovviamente, insomma, è una convenzione datata non prende in considerazione altri fenomeni che producono di fatto spostamenti forzati e quindi l'impossibilità per le persone di avere accesso ai diritti fondamentali nei paesi di provenienza. L'istituto appunto della protezione umanitaria aveva colmato questo buco a livello di legislazione internazionale. L'attuale governo ha deciso appunto di rimuovere questo istituto, e questa cosa provoca, cioè non è immediatamente misurabile, perché nel senso non è serio né ragionevole fare calcoli di, insomma,
su un periodo abbastanza limitato di tempo in cui interviene la legge, in genere i calcoli si fanno ad un anno di distanza, però le proiezioni dicono che quel 40% di persone considerate su circa 200.000 che avrebbe potuto avere accesso alla protezione non lo avrà, la protezione umanitaria non lo avrà, e questo determinerà il fatto che quelle persone saranno irregolari sul territorio italiano. Perché è importante dal punto di vista dei processi di trasformazione territoriale questo dato? Perché produrre questo fenomeno di invisibilizzazione sostanzialmente delle presenze sul territorio non fa sì che le istituzioni a qualsiasi livello siano in grado di intervenire con degli strumenti, sia per governare, come insomma si dice più spesso oggi, i fenomeni migratori all'interno del proprio territorio, sia per immaginare servizi alla persona. Questa irregolarizzazione diffusa produce una grande mobilità anche legata alle opportunità di lavoro. Per esempio, insomma, le cronache anche degli ultimi giorni raccontano qual è il ruolo dei lavoratori immigrati nella produzione agricola, e che è una produzione ovviamente stagionale. Che cosa determina? Che le persone che abitano in un determinato territorio lo abitano stagionalmente per periodi più o meno brevi. La città quindi ha, diciamo, uno spazio esploso rispetto alle capacità di insediamento della popolazione immigrata, e soprattutto con maggior impatto sulla popolazione di richiedenti asilo e rifugiati, perché sono quelli che hanno meno capacità oggi rispetto alle risorse date e agli strumenti istituzionali dati di insediarsi, di radicarsi su un territorio, che la città diventi sostanzialmente un corridoio di mobilità tra quei centri urbani e più o meno rurali che attraggono forza lavoro. In questo quadro l'intervento è molto difficile. Ad esempio, riportandoci all'esperienza della città di Milano e dell'intervento che facciamo come associazione in un quartiere che è il quartiere di Porta Venezia, la difficoltà è una difficoltà che ci impedisce ad esempio di fare advocacy, cioè di raccogliere tutta quella serie di istanze delle persone e poterle seguire attraverso gli strumenti dati, appunto, che sono i ricorsi in sedi giurisdizionali, piuttosto che l'accesso a servizi del comune. Per esempio, il comune di Milano ha messo a disposizione fino a qualche settimana fa i dormitori, mi riferisco soprattutto ai dormitori, questa difficoltà è una difficoltà che ovviamente ricade sulla nostra capacità di intervento, ma ovviamente la cosa più preoccupante è che ricade
sulla vita delle persone, nel senso che la nostra, cioè la mobilità forzata anche all'interno di uno stesso territorio nazionale non consente che quei diritti possano essere esercitati. Perché se ad esempio la persona non riceve oggi l'esito della commissione, che è un esito negativo a cui poter far ricorso, scaduti i termini, la persona, differentemente da quanto avveniva fino a qualche mese fa, non può avere accesso anche rispetto alla condizione reale di poter essere una persona che ha diritto di protezione internazionale, non può più fare richiesta di asilo. Questa condizione è una condizione molto diversificata, sia rispetto alla possibilità individuale di esercitare il diritto di protezione, sia rispetto alla capacità di intervento delle istituzioni, nel senso che anche la capacità di intervento delle istituzioni, nel caso in cui non ci sia la mediazione, ad esempio, di un'associazione, piccola o grande che sia, rischia di diventare un intervento discrezionale, essenzialmente legato alle capacità che la persona, il singolo, generalmente molto, molto scarse, ha di accedere autonomamente a quei servizi, di conoscerne l'esistenza innanzitutto e di potervi accedere facilmente. L'impossibilità di essere per un tempo ragionevole nello stesso luogo determina anche la difficoltà, per esempio, di accesso alla lingua, che è in genere lo strumento principe di accesso alle informazioni. Quindi la forte limitazione prodotta dalle politiche, soprattutto nel nostro caso dopo l'intervento della legge immigrazione e sicurezza in Italia, in Europa non è molto differente, condizionano molto le capacità sia del singolo di muoversi autonomamente e accedere autonomamente ai servizi, sia di tutte quelle organizzazioni che lavorano per il sostegno e per la tutela del diritto dei richiedenti asilo. Quindi questa mobilità forzata incide anche sulle capacità di produrre innovazione sociale e cooperativa anche dei soggetti del terzo settore. Perché non esiste la possibilità di avere dei dati qualificanti che orientino l'intervento pubblico. La quantità e la qualità di questi spostamenti indotti, che appunto per quanto ha riguardato la nostra esperienza sono stati più che visibili, continuiamo a intercettare nel quartiere di Porta Venezia una presenza che va dalle 5 alle 10 persone che transitano con l'obiettivo di comprendere quale sia la loro condizione, che nella difficoltà di farlo generalmente scelgono di andare in un altro stato, al di là del fatto che questa fosse la loro scelta iniziale.
che non è una scelta contemplata rispetto alla legislazione europea e nazionale. E noi siamo passati appunto da questa presenza ad un'iniziale presenza di 300-400 persone al giorno nel quartiere. Voi capite che un'istituzione pubblica, ma anche un'istituzione privata, del privato sociale, che ha l'obiettivo di programmare un intervento in una dimensione così variabile del fenomeno, scarsamente riesce ad intervenire e a suggerire alternative praticabili. A questo si somma anche una sorta di analfabetismo prodotto dalla comunicazione, nel senso che sia l'informazione che passa attraverso i media, sia l'informazione che passa attraverso il dibattito politico, è molto povera di informazione, nel senso che raramente quel tipo di informazioni passa per la descrizione del fenomeno, per la qualificazione del fenomeno, quante sono le persone, da dove arrivano le persone, che percorso migratorio hanno o vorrebbero avere, in che percentuali arrivano, dopo quale percorso migratorio prima di arrivare in Europa. Tutte queste informazioni non sono informazioni che appartengono alla dimensione comune del confronto su questi temi. E ovviamente questa cosa ha anche una ricaduta spaziale, nel senso, se io comune cittadino non ho le informazioni che mi consentono di distinguere che tipo di fenomeno sta attraversando il mio quartiere, che cosa chiedo all'istituzione che presumo possa intervenire per fare qualche cosa, per operare delle scelte rispetto al fenomeno appunto che sta attraversando il mio quartiere? L'unica cosa che sono in grado di chiedere è qualche cosa legato a quello che vedo come effetto di una presenza incontrollata. Quindi la produzione, per esempio, di immondizia, 400 persone che stazionano abitualmente in un quartiere producono immondizia, se non altro perché mangiano, e io come residente quell'effetto vedo, e di quell'effetto mi preoccupo. Perché di quell'effetto mi preoccupo? Perché non conosco, perché la comunicazione non è fatta perché io conosca quell'intervento, perché io stesso cittadino diventi capace di chiedere un preciso tipo di intervento. Per cui disagio diffuso, letto come appunto fenomeno, letto non come fenomeno ma come effetti che produce tale fenomeno, quindi degrado, quindi sicurezza non in termini sociali, non in termini solidaristici, ma in termini di tutela del proprio. Quindi l'intervento che i residenti di Porta Venezia chiedevano i primi anni era l'intervento della polizia. Noi come associazione abbiamo assunto solo il secondo anno dell'intervento nel quartiere,
il tema del dialogo con la comunità locale, dei residenti, perché ritenevamo prioritario dare un altro tipo di supporto, nel senso ritenevamo che altre fossero le persone che necessitavano di aiuto. Ma la condizione di ignoranza sia dei transitanti rispetto alla possibilità di esercitare i propri diritti, sia dei residenti rispetto alla capacità di lettura del fenomeno e delle cause di quel fenomeno, erano una dimensione, diciamo, comune, legata appunto alla mancanza di informazione. La mancanza di informazione e alla retorica sostanzialmente dell'emergenza. Considerate, ad esempio, nel senso, probabilmente, non so se sia noto o meno, però il flusso di cui ci siamo occupati prevalentemente era un flusso proveniente dal Corno d'Africa. Il quartiere di riferimento era Porta Venezia, non casualmente, perché all'interno di quel quartiere sono storicamente insediate attività commerciali di persone provenienti da Etiopia ed Eritrea. E questo fenomeno è iniziato nel 2001, quando il gruppo informale che si è attivato si è trovato come risposta sia istituzionale che di discorso pubblico la dimensione dell'emergenza, è stato un disorientamento totale, nel senso che quel quartiere è un quartiere appunto investito da questo fenomeno da quasi 20 anni, e che ha conosciuto 2 occupazioni, di un edificio tra l'altro in Via Lecco che è stato abbattuto e di un'altra in Forlanini, e i nostri interrogativi dopo il secondo anno si sono concentrati proprio sulla necessità di uscire da quella dimensione descrittiva, cioè dall'emergenza, e dalla necessità di produrre un racconto, per quanto, diciamo, per quanto locale fosse, capace di riorientare, diciamo, il pensiero delle persone, dei residenti quantomeno più attivi rispetto alle lamentele nei confronti del comune, di quel fenomeno, cioè nel senso capiamo cos'è e capiamolo insieme, perché differentemente da quanto viene descritto esiste qualcosa che ha sempre attraversato questo quartiere e anche altre parti della città di Milano. Questa operazione è un'operazione che è riuscita, ma non è riuscita esclusivamente, diciamo, per noi, è riuscita anche perché nel frattempo ci sono stati prima gli accordi tra Unione Europea e Turchia e poi gli accordi tra Italia e Libia, che hanno fortemente ridimensionato il fenomeno. Tra il 2014 e il 2018 la media degli arrivi annuali era di 150.000 persone. Oggi, insomma, il conteggio è fatto al 21 marzo, gli sbarchi hanno coinvolto 398 persone.
voi capite che questo, questo tipo di scelte sono in grado di appunto produrre effetti che appunto poi sono, sono visibili in termini di, in termini di numeri. Sto cercando di pensare agli ultimi passaggi da fare insieme rispetto ai tempi. Le trasformazioni appunto non avvengono in modo, le trasformazioni territoriali non avvengono in modo neutrale. Esistono interessi politici, economici che dipendono sempre più da, da popolazioni non politicamente responsabili della città e gli enti territoriali, seppur sforzandosi di sviluppare maggiore vicinanza e dialogo con i propri cittadini, raramente governano questi fenomeni. Indurre processi di mobilità delle persone riduce ulteriormente la possibilità di intervento dell'ente locale. Perché è necessario che ci sia un intervento anche dell'ente locale e non esclusivamente di politiche nazionali, perché il fenomeno migratorio non si esaurisce nell'arrivo in un territorio. Il fenomeno migratorio, e questo vale ovviamente sia per le persone extracomunitarie sia per i comunitari, è un fenomeno che porta con sé, io le definirei sfide nuove, che devono necessariamente interrogare i concetti che hanno costruito lo Stato moderno, la nazione, il confine e la cittadinanza. Se l'ente locale, l'ente di governo del territorio più prossimo alla tutela dell'interesse dei cittadini non è parte attiva di questo processo di ridefinizione, io credo che l'effetto della concentrazione di popolazioni di diverse provenienze non potrà che essere un effetto negativo, cioè esclusivamente fonte di scontro. E lo dico non solo diciamo per la cronaca e per l'esperienza che abbiamo vissuto a Porta Venezia, ma proprio pensando a Porta Venezia, in cui invece non solo 40 anni fa, ma anche oggi, le comunità straniere hanno prodotto un fenomeno di riqualificazione del tessuto urbano. Riqualificazione che ha determinato e determina anche sviluppo economico. Allora, forse per concludere, leggo questa citazione da un libro di Biondillo, Metropoli per principianti. Gli extracomunitari ci ricordano come i parchi pubblici, le strade, le piazze, gli slarghi di risulta possono essere ancora abitati da tutti, come scambio simbolico e di libertà,
Sono loro che si appropriano degli spazi collettivi perché noi per primi li abbiamo abbandonati. Accettiamo come spazi collettivi solo quelli sicuri, con una selezione all'ingresso, perché ciò che è proprietà privata è mio, è, mentre ciò che non è mio, ciò che è proprietà pubblica, non è. Io la chiuderei così, nel senso che credo veramente che la globalizzazione nei termini in cui si manifesta sul territorio, i flussi migratori ne sono un esempio, sia una grande opportunità se la ricchezza che produce è una ricchezza che viene distribuita a tutti. Grazie Rael per il tuo intervento. Oggi purtroppo la giornata richiederà dei tempi un po' ristretti per le domande, quindi vi chiederei, se qualcuno ha domande da fare, apriamo il microfono, però di essere abbastanza diretti e far domande, cioè, abbastanza circoscritte. Se non ci sono domande, viceversa, ringrazierei ancora per il suo intervento e chiederei a Fulvio Scaglione, che ringrazio di essere qui con noi, di venire qua, così montiamo velocemente il... Ah, ok, perfetto. Sì, si può venire perché abbiamo bisogno del microfono per la registrazione. Posso lasciarmi questo? Sì, fra protezione umanitaria e richiedenti asilo, nel senso che adesso con il decreto sicurezza è stata abolita la protezione umanitaria, però una persona richiedente asilo può fare richiesta di asilo, cioè qual è la dialettica fra le due istanze? La persona che arriva sul territorio italiano ed europeo con la necessità di essere protetta perché rischia al proprio paese la vita, perché o il proprio paese non è in grado di proteggerlo o perché esiste una condizione tale per cui, può chiedere, può fare richiesta di asilo. Quello che la legge immigrazione e sicurezza ha fatto è eliminare una delle forme di protezione, che era una delle forme che era stata introdotta, la protezione umanitaria, proprio per includere tutta quella sottospecie di condizioni non rilevabili nella Convenzione di Ginevra, rispetto a cui una persona poteva chiedere la protezione internazionale ad uno Stato europeo. Provo a fare un esempio. Nei casi di disordini che non vengono riconosciuti come guerra civile in alcuni paesi, ad esempio le incursioni di Boko Haram. La commissione territoriale può valutare che siccome le incursioni più frequenti sono esclusivamente in un'area, che è l'area di provenienza del villaggio della persona che chiede protezione, la persona che chiede protezione avrebbe potuto spostarsi in un'altra area del suo paese in cui quelle incursioni non avvenivano. E quindi non gli riconosce la forma di protezione che avrebbe invece riconosciuto, che la Commissione avrebbe riconosciuto prima, diciamo, dell'intervento del decreto legge,
no, della legge, perché oltre al fatto che le commissioni hanno ricevuto una circolare del Ministero che chiede espressamente loro di limitare i casi in cui riconoscere protezione, quella persona appunto avrebbe potuto facilmente spostarsi all'interno del proprio paese per non incorrere in quel tipo di pericolo. Questo tipo di valutazioni sono valutazioni molto discrezionali, che meriterebbero un grado e un livello di conoscenza che generalmente non abbiamo. Per questo era utile che ci fosse uno strumento più che intervenisse su alcune mancanze, più tutelante, proprio perché non esiste quel tipo di relazione ad oggi che consente agli Stati europei di avere una conoscenza reale dei fenomeni che investono un paese come il Mali piuttosto che un paese come il Niger, la Nigeria, eccetera, eccetera. Nel senso, i paesi da cui provengono i richiedenti asilo sono veramente tanti. Una delle possibilità che veniva riconosciuto, che veniva riconosciuta come possibilità di vedere riconosciuto la protezione umanitaria, era anche il livello di estrema povertà. In quest'ordine di possibilità, attenersi esclusivamente a quello che dice appunto la Convenzione di Ginevra diventa di fatto limitante rispetto alla possibilità di accesso alla protezione. E questo non, purtroppo, nel senso, io sono per la libera circolazione anche delle persone, però anche volendo essere, come dire, ragionevoli rispetto alle scelte che ha fatto l'attuale governo, questa cosa dovrebbe rispondere con la reale possibilità poi di rinviare le persone nel paese in cui arrivano, da cui arrivano, e questa cosa non è reale, non è reale, e produce tutta un'altra serie di conseguenze che sono conseguenze nefaste per la vita delle persone, nel senso che si muore per quelle condizioni, per le condizioni che impone oggi il sistema legislativo, ma anche per il sistema economico italiano, nel senso che concorrere all'aumento esponenziale del mercato nero, che sia dell'economia in termini di appunto produzione agricola piuttosto che di affitti, cioè comporta un forte problema anche per uno Stato nazionale che vuole controllare quanto accade sul proprio territorio. Bene.